Il momento è dolorosissimo per vari motivi, due soprattutto. Il momento è doloroso perché oggi, 1° ottobre, esce il penultimo episodio di Pokémon Ultrasole, la penultima avventura di Gaetano. So che ne sarebbero dovuti mancare tre. L'episodio che in realtà sarebbe stato il numero 31 originale è stato purtroppo perso. L'ho registrato, in cui sono andato ad esplorare tutta la parte non esplorata ancora di Pony, ero arrivato alla Torre Lotta, avevo lottato contro Rosso, c'era stata tutta una situazione molto carina. Purtroppo il programma di registrazione l'ha registrato di merda, come potete vedere da questa piccola clip. Alakazamite, ma che è? Che nome brutto, Alakazamite. Zamite, ma che è? Che nome brutto, Alakazamite. Ha unito tutto ed è impossibile da editare o da rifare. Quindi oggi ci troviamo qui per catturare i leggendari. Bentornati sul mio canale di gaming. Penultimo episodio di Pokémon Ultrasole. Io sono molto felice che la serie vi sia piaciuta così tanto. Non me l'aspettavo sinceramente da un gioco che avevo sottovalutato, ma che alla fine ci è piaciuto. Prima di iniziare, ovviamente, lasciami un like, un commento. Nei commenti fammi sapere se la serie ti è piaciuta. E dopodomani uscirà l'addio ad Alola, l'ultimo episodio di Pokémon Ultrasole. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione. Avevamo capito determinate cose. Ora io mi metto davanti una guida con l'elenco di Pokémon che si possono trovare. Riassumendo il funzionamento di questi ultravarchi di merda, dobbiamo semplicemente andare più avanti possibile. Più avanti andiamo, più aumenta la possibilità di trovare Pokémon shiny o leggendari. Ci sono diversi tipi di cerchi di vari colori: rosso, blu, verde, giallo e bianchi. Ogni portale può avere un cerchio, due cerchi o una roba a forma di fiore. La roba a forma di fiore significa che è leggendario al 100%. Più ci stanno i cerchi e più vai lontano, più aumenta la possibilità di trovare determinati Pokémon leggendari. Qui abbiamo le varie percentuali: con nessun anello, un anello, due anelli pattern floreale, che è il top, perché come vedete Pokémon leggendario al 100%. I Pokémon leggendari che si possono trovare sono questi. Nei cerchi rossi abbiamo la possibilità di trovare Articuno, Moltres, Zapdos, Ho-Oh, Rayquaza, Tornadus e Landorus. Quelli blu non li possiamo trovare perché sono di Luna, noi stiamo giocando a Ultrasole. In quelli blu Suicune, Latios, Kyurem e oltre al trio al trio dell'Apocalisse. In quelli verdi Mewtwo, Raikou, Dialga. Vabbè, questi qua li vedete sul menu di fare la listona. Io ora non perderei troppo tempo, mi catapulterei direttamente negli ultravarchi per catturare quanti più Pokémon leggendari possibili. Poi ovvio che non staremo qui 15 ore nella speranza di trovarli tutti, ma sarebbe molto carino avere degli obiettivi. Io me ne metterei come obiettivi almeno 3. Prendiamo Charizard. Vola all'altare solare. Ovviamente io eviterò di lasciarvi tutte le bestemmie, perché comunque starò qui almeno un'ora e mezza per cercare di trovare dei figli di puttana che non troveremo. Iniziamo con ordine, iniziamo da quello rosso alla ricerca di Articuno, Moltres o Zapdos. Per trovarli con più facilità possibile, il top sarebbe rosso floreale, ma l'improbabilità di quello che stiamo dicendo ci porta a dire che andare oltre i 4000 anni luce sarebbe il top, perché significherebbe avere una possibilità all'incirca del 30%, che è comunque bassa. Per questo vi dico che non li troveremo comunque. Ma perché era? Ma l'avete visto? Ma c'è FIFA acceso? Ma che è sta? Ma perché vedete? Ma è strano. Bentornati in questo nuovo episodio di FIFA. Vado a spegnere la PlayStation. Bentornati su Pokémon Ultrasole. Molto semplice. Si entra, si va lontanissimo, proprio oltre il tempo andiamo. Dobbiamo superare i 4000 anni luce. Sorgalea, 4000 anni luce e si vola e si gode. Se troviamo quello floreale, boom dentro, eh. Oggi me la sento calda. Mi sento come se stessi facendo, vabbè, capito? Come se stessi facendo un pack opening di FIFA. Questo è doppio, ma è blu, ma dobbiamo andare molto più lontano. È che non essendoci il conteggio degli anni luce, tu devi andare a caso comunque, no? Stiamo andando velocissimi, frate. Siamo letteralmente Schumacher. Si capisce in cazzo. Aiuto! Floreale, te prego, entra, eh. Floreale giallo, fermi tutti. Floreale giallo, fermi tutti. È leggendario. Ci dovrebbe dire qualcosa. 3700 anni luce. Rototom dovrebbe dirci qualcosa. Avverti tutto intorno la presenza di un essere fuori dal comune. Possiamo trovare Regirock, Regice, Registeel, Giratina, Groudon e Heatran. Questo è il pack opening che stiamo per fare. La speranza è Groudon. Ultramondo ignoto. Posso provare a fare una cosa? Scusa un attimo. Ma se io salvo qui, no? Poi quando ricarico, mi ricarica lo stesso. Anche perché lo sapremo, no? Che noi stiamo... Ah sì, ma che scherzi. No, questo già significa che è uno che non ci piace, no? Se è il suo suono, ah sì. È Heatran, frate, scommetti? Ah no, ma è Regirock. Porca madonna. Lo catturiamo ovviamente, non è che se tiriamo indietro. Ma non mi so cura di Pokémon. Fagli un paio di sanguisughe così ti riprendi la vita tu. Tanto lui ci farà una mossa super efficace fra pochissimo. Va benissimo. Però intanto noi un po' di vita gli abbiamo levata. Martel pugno. Che brutto, sì, Regirock, mannaggia al cazzo. Quello con meno hype. Ma non ho i Pokémon, devo curarli. Allora, vediamo se la teoria funziona della velocità. Ok, no.
Merda, ma non avere i Pokémon è una tragedia, perché significa che lui mi shotta tutti adesso. Ultra Ball, dai. Frate, non mi devi far soffrire. Devi entrare, te fidi di me? Puoi entrare, non ci interessi così tanto. Sto per usare la Ultra Ball su di te, coglione di merda. Entra! Passo indietro. Ah no, da macro. Rieccoci, Solgale. Prima siamo stati all'incirca cantera, a minuto e mezzo, no? 3000 chilometri. Però vedi, il floreale non ci ha regalato troppe emozioni. Comunque, questo episodio non termina fin quando non ne ho presi tre. Floreale, entra, entra. Floreale verde. Mewtwo, Raikou, Dialga, Cobalion, Terrakion, Virizion, Reshiram, Xerneas, Entei, Zekrom. Tranne Entei e Zekrom che non si possono trovare. Mi puoi dare Mewtwo? La presenza di un essere che emana una forza impressionante, frate. Mi puoi dare Mewtwo? Poi non ci credo, frate. Frate, ma da tutti? È il cane in pigiama. Frate, mi ha dato Cobalion, mi ha dato. Mi ha dato Cobalion, c'ho il pigiama. Cioè, il verso è c'ho il pigiama. Ma rendite conto. Regirock e Cobalion. Fammogli un po' di danno, vediamo che capita. Cresci sborra, metal testata. Buono, dai. Oh, gli è torto un pochetto, eh. Attacco aumenta. Occhio che se gliene fai un altro mi sa che lo massacri. Nel dubbio, lancia una Velox Ball. Uno. Vabbè, era troppo. Ho chiesto troppo. Altra metal testata che ci manda al creatore. Va bene, quello che volevamo. Abbiamo bisogno di tuo onda. Assolutamente. Tifone, ti pare che l'ammazza? Capito? Sì, ma sono delle pippe astronomiche. Ma magari non responi mai. Tuo onda. Allora, dato che comunque è finito il videogame, dalla Jessico. Dava sgranocchio. Torniamo indietro e se ricominci. Comunque tu l'hanno trovati, eh. Devi entrare dentro i fiori, frate. Perché se no è dura. Poi ovviamente più vai avanti, più quelli floreali hanno possibilità di spawn. Dopo le andiamo a leggere le possibilità di spawn dei cosi floreali. Però anche lì, cioè non è detto che spawnano, capito? Porco due, non devi entrare. Cioè, rendite conto che 3500-4000, che è quello dove siamo di solito, l'ultravarco floreale ha il 3% di possibilità di spawn. E comunque a una certa, secondo me, dovevano alzare la probabilità. Mo capisco che i leggendari nel meme, ma sta cosa è una cosa che fai a endgame. Cioè, ti pare che devi allungare l'agonia, il gioco? Ti pare che devo bestemmiare per gli ultravarchi o su ultrasole? 32 anni, cioè. Frate, guarda che mi stai a sfidare. Questa è la classica rana che inizia male ma termina bene. Cioè anche quelli a un anello in realtà sono inutili. Non ci trovi veramente niente dentro. O comunque per trovare qualcosa lì devi essere veramente sculato. Cosa che noi il culo lo stiamo usando solo su FIFA. Fiore, entra, eh. Entra. Ok, fiore giallo. Regirock, Registeel, Giratina. Sta là sopra ma non... Frate, è ancora lui. Ma sì, azzi. Ma ti pare? Ma di nuovo? Ma scusa, ma... Cacacazzi. Almeno è paralitico adesso. Un bel fulmine, tanto non puoi shottarlo nella vita. Stai fermo! Ultra Ball. Dai, almeno ce lo togliamo dal cazzo. Uno lo troviamo, capito? Cioè, non troveremo mai quelli che vogliamo noi, però... Due. Dai, alla prima così ce lo togliamo. Magari. Ultra Ball velocizzata. Niente. Altra Ultra Ball velocizzata. Niente. Ultra Ball velocizzata, ma poi alla fine, boom! Niente. Frate, devi entrare, non ci devi far perdere tempo. Già che sei capitato due volte. Ma se lo prendo... Cioè, se lo catturo non può più ricapitare, spero. Dai, te prego, entra dentro sta cazzo di Pokéball. Godo, pezzo di merda. Il primo leggendario è Regirock. Peccato, però. Però tecnicamente ora non ricapita più. Questo coglione è impossibile. Bella peroccia. Dai, prossimo. Però tre floreali ci ha dato, sono felice. Fossero stati Pokémon decenti. I leggendari più stupidi del pianeta. Fiore. Verde. Sempre gli stessi colori, però, eh. Se io salvo qui, magari dopo quando ricarico è un altro. Perché forse ancora non si è caricato. Essere che emana una forza impressionante. Questo non può essere altro che Mewtwo. Terrakion, mi sa. Mi sa di sì. È Terrakion. Possibile che cedi ai Pokémon che volemo noi, eh. Oh, i più brutti, assurdo. Frate, non usare frana. Non rompermi i coglioni. Intanto ti paralizzo e ti uso fulmina. Non puoi morire. Madonna mia, frate, sei fuori di testa. Che ci abbiamo anche un livello troppo alto. Allora, Terra, fa compagnia amico tuo, te prego. Una Velox Ball nel meme, ce l'abbiamo solo due purtroppo. Però vabbè, peccato. Tanto è possibile che entri la prima Velox Ball. Non fa manco uno. Infatti. Vabbè, Jessica, l'importante è che hai paralizzato, non ti preoccupare. Allora, noi proviamo sempre la nostra solita Ultra Ball velocizzata, che funziona sempre, guarda. Preso. Io, frate, guarda che io sono dubbioso del fatto che non sia un glitch questa roba. Due Ultra Ball, oh! La leggenda della Terra! Benvenuto, Terrone! Vai a fare compagnia ai coglioni ai box. Comunque, se vai alla fine a eliminazione, oh, non ti dico che sicuramente li prendi tutti, ma se stai qua un po' di tempo, in realtà riesci a trovare tutti, perché si autoeliminano, non puoi trovare gli stessi. Frate, forse l'unico modo è sta qua veramente tre ore e entrare nei floreali. Nessuno si guarderà questo video, perché la storia è finita. Stai guardando questo video, è la mia stima, frate. Guarda che sto a fa. Tanto sono le 18 e 13, ve lo dico. Io alle 20 devo uscire da casa. Io fino alle 20 sto qua. Fiore.
Cos'è, blu? C'avemo il trio dell'Ave Maria, Uximia, Spirit Azelf. Kyurem, Suicune o Latios. Kyurem sarebbe bellissimo, ma quanto sarebbe bello Suicune. Una presenza misteriosa proveniente da oltre le onde. No. Non me lo dire. Non mi dica che è il Pokémon che fa Mesprit, frate. Tutti tranne il Pokémon che fa me. No, è Uxie. Non è il Pokémon che fa Mesprit. Sarebbe stato assurdo trovarlo, ve lo giuro. Conondalo, come te. Come te. Come te. Borro, Casi, come te. Mi sa che lo shottiamo questo, però. Non mi sembra poter resistere a un fulmine. Infatti gli fai Forbice X. È super efficace. Bravo però. Allora, secondo me il bug è che tu gli lanci una Velox Ball all'inizio. Non lo catturi. Guarda, non lo puoi catturare. Ok, non lo catturi. Ma dopo lanci una Ultra Ball velocizzata e è glitchata. No. Allora, Uxy, parliamoci chiaro. Tu non devi fare nient'altro che entrare all'interno di questa fottuta Pokéball, ok? Ok, va bene, scusa. Paralizzato, se gode. Altra Ultra Ball. Da Caetano, con quanta skill riesce a tirare le Ultra Ball su Uxy? Ma sta dormendo. Badiglio, sono già addormentato. Imbecille. Di nuovo, un'altra. Poi non ce ne avevo così tante delle Ultra Ball. Cioè, ce ne avevo 150, poi finire i soldi. Se trovo Mewtwo, ovviamente si cattura con la Pokéball. Frate, mi hai rotto il cazzo. Devo glitchare, scusate. Catturato. Ma raga, ma forse è il dito. Forse è il dito quando indico. Pazzesco. Benvenuto, Duxy. Vai anche tu a fare compagnia ai morti. Ok, ce ne avevamo tre, ma nessuno dei tre è quello che volevamo. Tocca ritorna indietro. Ne possiamo catturare tipo 28. Stiamo a 3. Però ripeto che se uno si mette qua a perdere tempo, li trova tutti. 48 minuti per trovarne 3. Mancano 25, frate. È un numero veramente esagerato, lo so. Però quanto sarebbe bello ricatturarli. Ma tra l'altro io devo poi riaffrontare la Lega. Quanto sarebbe bello fosse la squadra dei leggendari e poi distruggere la Lega con i leggendari. Ti prego, dammi un fiore, frate. O almeno un doppio. No, entra qui dentro. No, entra in quello bianco. No, 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 no. In quello bianco singolo, no. Ma ci stanno le ultra. No, di nuovo, sì, non ci credo. O 4008, era buonissimo questo. Mi ha ridato di nuovo lui. Danny Lazzarin, frate, di nuovo. Santo Dio. Fulmine sicuramente lo shotta. Forbice X non dovrebbe perché mi ha diminuito di moltissimo l'attacco. Beh, ok, forse è troppo poco però questo, Jessica. Jessica, forse questo è poco. Vuoi provare un fulmine? Lo vuoi provare? Può essere che non lo ammazzi, eh. Mamma mia, che fenomeno. Uno de vita. Allora, ultra creatura ball. Perdito magico, frate. 1, 2, 3. Ragazzi, ragazzi, questo dito è magico. C'è un problema. 1 milione di euro. Sarebbe stato assurdo. È tutto inducito. Benvenuto, Danny. Stiamo catturando, ma niente che ci interessa. In VR box io ne vorrei catturare almeno uno che sia un Mewtwo, Articuno, uno della prima gen. Ma poi, ma scusate, ma Mew non si può catturare? Mew è così, il Mew è il leggendario dei leggendari. Comunque, nella run di merda che ci è capitata, comunque quello bianco l'hanno portato a casa. E si vola verso nuovi orizzonti. Sto a passare veramente un pomeriggio così, raga. Nella mia vita, quando morirò, penserò che un pomeriggio l'ho passato così. Fiore. Ma è bianco. Che cazzo è? Ma che roba è? Ultra agglomerato. Che roba è? Sei tornato su questo pianeta? Sì. Aspetta un attimo, non è la tuta. Vieni da un altro mondo. In ogni caso, grazie per la visita. Deve essere stato un lungo viaggio. Fa come se fossi a casa tua. Se vuoi fare un giro, sei il benvenuto. Puoi usare questa tubatura per uscire. Frate, ma che roba è? Entra nel tubo. Holy shit. Ultra agglomerato. Frate, ultra agglomerato. 1% di possibilità abbiamo beccato. Oddio. Che cazzo è? Questa è roba, è ciotto lui, eh. Cioè, per essere l'1% significa che è il Pokémon più raro di tutti. Scusate, è l'ultra creatura più rara di tutti. Come ci arrivo di là? Senti la musica tutta massacrata. Rototo, che dici? Questo posto sta andando a rotoli. A rototoli vorrei dire. È tutto rototto. Cosa sarà successo? Non lo so. Forse devo salire qui. Ah, fanculo, va. Qua la situazione è strana. Non so chi sia lui, ma è qualcuno. Ci sono schede sparse ovunque. Su tutte c'è scritto cambio di residenza. È come se la vita umana si fosse trasferita. Questo è il nostro pianeta d'origine. È come se fosse andato tutto a rotoli. Qui è successo il patatrack gigante, frate. Ma guarda, è enorme. Chi cazzo sei? Come ti chiami? Mangia cazzi, per caso sei tu? Gaetano, l'avresti detto? Che saresti arrivato ad incontrare proprio lui. Che è bruttissimo, frate. Oh mio Dio. Lord. Lord Farquaad. Holy shit, anche tu. Ma è bellissimo. È apparso non si sa. Jessico, è tutto tuo. Inizi con tuo Nonda. Se ci fa attaccare prima. Ok, se ci fa attaccare prima. Intanto lo paralizzi. Dio, ma è bellissimo questo coso. Team de ultra creature per andare a scontrare la Lega al secondo colpo. La seconda volta. Ho detto colpo perché ho letto colpo. Io adesso non posso credere che Forbice X ti ammazza. Non faccio fulmine perché letteralmente... Vabbè, nessun problema. Ovviamente noi possiamo barare. Quindi, qual è il problema? Ieri fai tua Nonda. Le proviamo tutte. Abbiamo scoperto che Forbice X è super efficace. E fin lì va bene. Fulmine, lo ammazzi? Impossibile, sarà elettro. Ok, non gli levi manco. Questo era brutto colpo. Porca troia, frate. Stai chill. Manna Zanno. Fai etere lama. Che non può fare così tanto male.
Va bene, va bene. E te... No, è confuso. Tu non te devi mai colpire, frate. Ultra creatura ball con indicazione. Frate, io sono spaventato. Frate, Gazlord. Benvenuto, Buzzo. Vai a morire anche tu nel box. Ok, questo è carino. Però, regà, non mi avete capito, me sa. Oh, qua c'è un'altra. Gli avanzi del pasto. È una montagnola di terra e cemento da cui spuntano rottami arrugginiti e mezzi masticati. Mezzo sticazzi, te lo posso dire. Vedi? Come Oli Lost El Valecit. I caratteri sono sbiaditi, non si leggono bene. Palesemente una civiltà andata in rovina. Questa è l'ultra creatura delle ultra creature, me sa, perché se era 1%, frate. Però non ci siamo capiti. Il video finisce con Mewtwo. Il video può solo terminare con Mewtwo, regà. Non so che dirvi. Oh merda, 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 scusa. Siamo morti. Dobbiamo essere fortunati con lo spawn. Non siamo fortunati con lo spawn. Niente, inevitabile questo. Oddio! A caso, zi! Che percentuale è? Era un cerchio. Tipo 3.700 sempre era. L'8% abbiamo beccato. Se sei Lugia sono contento. Se sei Suicune sono ancora più felice. No, non ci credo. Me l'ha dovuto dare. Me li vuole dare tutti. Me li vuole dare questi figli di puttana. Me li vuole dare cazzo tutti. Me li vuoi dare tutti, me li vuoi dare. È il Pokémon che fa fottutamente Mesprit. E perché non c'era scritto Mesprit? Tuonondalo. Ce ne frega un cazzo, è fascino. Tuonondalo. Allora, forbice Ixalo. Ok, buono. Come te, non ce l'avevi in cazzo. Altro forbice X. Non fare brutto colpo, magari. Ottimo. Divinazione. Sto per riusare la super mossa. Ultra Ball con indicamento. Merda, Mesprit è oltre il potere. Chill, Mesprit, chill. Let's join our team. Due. Dammene un altro. Magari. Merda, divinazione, mo ci massacra. A meno che non lo catturiamo adesso con la Pokéball velocizzata. Impossibile. Altro fascino. Non ci interessa. Ti prego, fratello, entra. Almeno ci leviamo dal cazzo. E altri due sono tolti. Niente. Mo mi fa divinazione, siamo morti. 12 di vita. C'è del tempo. De un'ultima ultra ball. Dai, Mesprit, ci stai a far fatica, Niente, non vuole entrare. Manna merdone. Mesprit, a te sembra che mi fai fatica così tanto? L'amici tua sono entrati subito. Non mi fa rompere le palle, dai. Uno, due, anche il terzo fammi. Ma fammi il quarto allora, no? Bastardo di merda. Ora se lo velocizzi a Indy entra. Oh, frate, è incazzatissimo. Se mi fai fatica così tanto te, figurate Mewtwo. Un'ora in quarto de rec, frate. Abbiamo trovato quattro stronzi. Tocca usare la timer ball fra poco, Oh, Mesprit. Hai cacato il cazzo. Allora, usiamo una ultra ball velocizzata così per godere. Usiamo un'altra velocizzata per godere. Non si sa mai che entra. No, impossibile, frate. È arrivato il momento della timer ball. Ne abbiamo una sola. È il momento di utilizzarla. È il momento, Mesprit, in cui entrerai. Niente. Questa è la vendetta di Mesprit. Te supplico, frate. Uno, due. Oh, yeah. Velocizzo fin quando non lo catturo. Oh no, no, perché entra? No, il passo in non ci posso credere. Passo indietro di Ahmed e quello sparisce. Rieccoci. Floreale. Floreale rosso. È il momento dei Mewtwo, frate. Non è vero. È il momento di Articuno, ma oltre su Zapdos. E questi sono tutti belli tranne Tornadus e Landorus. E Cresselia. Quindi 5 su 8 sono buoni. 5 su 8, frate. Incombe dall'alto. È perché sono uccelli questi. 5 su 8, frate. 5 su 8, dai. Ti pare che non mi dai oh oh. Incredibile Cresselia, ragazzi. Incredibile Cresselia. Io no, veramente. È prefatto apposta, oh. Paralizzalo. Forbice Ixalo. Dai, Cresselia, ti pare che mi dai tanti problemi quanti me ne ha dati Mesprit. Il Pokémon che fa Mesprit. No, me ne dai zero perché sei una pippa e sei inutile. Inutile, benvenuto. Mannaggia, oh, incredibile. Comunque, secondo me c'è una sottopercentuale. C'è una percentuale di Pokémon che possono uscire. Se non è possibile, dai, quelli che vogliono di più, palesemente non escono. Se no, che senso c'ha 5 su 5 inutili? Tanto, sto video termina con un leggendario bello della prima gen. O massimo della seconda. Non te pensa che Cresselia è l'ultimo. L'ultimo sarà Mewtwo, Moltres, Zapdos, Articuno. Uno, Lugia, ok? Ok, rosso floreale. Un uccello, o Rayquaza. Te prego, non Tornadus o Landorus. 5 su 7. Considerando che Cresselia l'abbiamo già trovato, che puoi darmi? 5 su 7, frate. Mi accontento di uno qualsiasi tra gli uccelli. Te prego. E oh. Te prego. È lui? È finalmente lui. Fammi salvare. Il mio uccello preferito. Guarda che bello. Intanto tuonondalo e lo paralizzi. Extra sesso. Ok, va bene. Perfetto, va bene. La tecnica è giusta. Non gli fai fulmine perché lo mandi al creatore. Lo mandi sottoterra. Ma gli fai forbice X se lui non ti fa. Ok. Merda, non gli hai levato niente. Ok, ha fallito. Gli rifai un'altra forbice X.
Piano piano. Forza antica, super efficace, è andato Jessico. No, ma va bene. Di nuovo forbice X. Pensavo lo stesse curando il gioco. Non so in che modo. Forza antica, non dovresti morire. Non so perché non sta usando le sue mosse di fuoco. Va bene. Ha fallito, gliene fai un altro. Bravissimo Jessico. E te ne vai, va bene così. Io non ve l'ho detto, ma è un'ora e 47 che registro, eh. Allora adesso, quanto farebbe ride catturarlo con una Mega Ball? Quanto farebbe ride catturarlo con la prima Mega Ball? Sarebbe divertente, no? Ma è impossibile, dai. È impossibile. Ok, ok, ci hai fatto solo credere, va bene. Una Mega Ball dopo l'altra devi spammare. Boom, boom, boom. Niente. Non ce ne andiamo fin quando non entri lì dentro, fratello. Non hai capito? Uno, dai, due, tre. Due, dai, terzo. Peccato, peccato, peccato. Perdone, è letteralmente un tank. Perché con la Mega Ball? Perché sono fuori di testa, cazzo. Ma non entrerà mai lì dentro. Un paio velocizzate ne facciamo, dai. Ok. Ah, indicazione. Impossibile, anche così. Vabbè, senti, mi sono rotto il cazzo. Allora faccio un'altra Ultra Ball velocizzata con indicazione. Peccato. Lui ci fa Magi Fuoco, non ci dovrebbe mandare al creatore, ma noi... Che culo. Ma noi qui adesso siamo costretti ad utilizzare ricarica totale. Perché Merdone tanca. Perché Merdone tanca bene, quindi è giusto che torni completamente in vita. Ultra Ball a stecca. E stiamo qua fin quando non entra. Ce ne andremo solo con la tua cattura, figlio di puttana. Vi rendete conto che questa cosa da ragazzini si faceva senza velocità? Ma quanto ci metti? No, era entrato. Ma quanto ci mettevi? Quanti anni di tempo indefinita, frate? Ho appena cliccato per togliere la velocità. Oh, oh, è nostro. È venuto, oh, oh. Guarda, io mi ritengo abbastanza soddisfatto in realtà. Cenere magica, fratello. Quanto cazzo fumi? Non siamo riusciti a prendermi tu, raga. Però, come cazzo fai? Cioè, è veramente impossibile. Stacca veramente almeno 4 ore ci devi sta. Andiamo a vedere cosa abbiamo preso. Il bottino è il seguente. A parte va bene, Crozma, tipo Zero e Zio Garda. Abbiamo Regirock. Abbiamo Terrakion. Abbiamo Uxie. Abbiamo Cresselia. Ma soprattutto abbiamo Oh, oh. Purtroppo non abbiamo Mesprit che ci è scappato. E in più avevamo Danny Lazzarin e Buzzroll, Gazlord e Blacephalon. Che vabbè. Vorrei fare un'altra cosa anche prima di terminare tutto. E la cosa che vorrei fare sarebbe tornare a Mele Mele, mi sa, no? Al sentiero malato, al tempio del conflitto, mi sa che dobbiamo andare. Che noi non abbiamo fatto una cosa. Tu mi dirai, che cosa non hai fatto, Dreddone? Mo te dico. Intanto salve, che bei ricordi. Andiamo al sentiero malato, dove avevamo salvato per la prima volta Lilia, dove l'avevamo vista per la prima volta e avevamo salvato Cosmog. Vi ricordate che noi ci avevano detto di andare al sentiero malato? Ma noi avevamo pisciato l'informazione. Capisci che ti dico? Solgale, sei mio tu. È passato un po' di tempo, ma volevo ringraziarti per aver salvato Nebulino. Te ne sono grata. Scusa per la decisione improvvisa, ma voglio affidarti questo piccolino. Dicono che grazie a lui Necrozma non patirebbe così tanto nella sua ricerca della luce. Sono sicura che stare assieme a te è la scelta migliore per lui. Assolutamente sì. Potresti affrontarlo e farlo entrare nella tua squadra? Certo. Solgale, mi sei tenuto romper culo. L'alio o l'alio, l'ultimo leggendario del giorno. Ma poi possiamo fare qualcosa quando abbiamo sia sul Galeo che Necrozma? Vai Jessico, è tutto tuo. Subito tu un'onda, senza pensarci due volte. Cosmo forza, benissimo. Non mi fa come ogre, non pircazzo, eh. Ok, aumento anche la difesa speciale, questo si gode. Tuo un'onda paralizzato, si gode ancora di più. Adesso gli fai un fulmine che tecnicamente non lo uccide. Benissimo, gliene puoi fare un altro perché lui continua a baffarsi. Fulminalo. Straordinario. E adesso, no, cos'è? Astrocarica. Oh no, no, Kaioken. Ma non mi ha levato niente, fratello. Allora, adesso è il momento di spammare Ultra Ball. Come prima, più di prima. Se lo prendo alla prima è palesemente scriptato il videogame. Cioè, te lo vogliono far catturare. È una cosa che non riesco a capire, altrimenti come sia possibile, no? Mesprit. Mesprit, ne abbiamo usate tipo 38 ed è scappato. Solgaleo, il dio della luce. Una. A volte gli ultravarchi che apre servono da passaggio verso il nostro mondo per energie e forme di vita. Benvenuto nel team. Ma devi andare anche tu nei box. Non dimenticare di recuperare la Pokéball. Che Pokéball? Eccola qua. Lilia è nostro, Solgaleo. Anzi, Nebulino. D'ora in poi sarà Gaetano a prendersi cura di te. Sarà il tuo allenatore, la tua nuova famiglia. Pensa che l'ho appena catturato e rimarrà in un box per l'eternità. Grazie a te non abbiamo nulla da temere. Prenditi cura del mio piccolino e tu del mio. Bene, Lilia. È finita la nostra avventura? Tieni, questo era di Nebulino. So che ne farei buon uso. Erfumo, finalmente. Solgaleo Z. Andiamo. Andiamo, Lilia. Dove mi puoi portare? E anche questa task. Gaetano l'ha portata a termine. Ormai manca veramente poco, ragazzi. Manca solo catturare i vari Tapu. Ma Lilia dove è andata? Niente, si è data proprio. È sparita completamente. Non saprei dove andare a recuperare. Può terminare qui l'avventura di Gaetano anche per oggi. Manca tecnicamente un solo episodio in cui andremo a catturare Tapu Koko, Tapu Kaka e Tapu Sborra. E poi possiamo salutare per sempre Alola e decidere poi il futuro cosa ci riserverà. Grazie mille a tutti. Se sei arrivato fin qui commenta scrivendo Gaetano ci mancherai. Dopodomani uscirà l'ultimo, forse credo, episodio di Pokémon Ultra Sole. A meno che non mi dite che ho mancato qualcos'altro da fare. Grazie mille, ciao.